Francesco Bonaiuti, ciao, ecco, Francesco Bonaiuti è il capostipite della famiglia Bonaiuti che sarà con noi, nell'ultima puntata a parlare della famiglia. Ecco, dicevo, Francesco è la famiglia di Francesco è la famiglia pilota che ha ideato e ha desiderato con tutto il cuore, e ci sta infuocando tutti noi, di creare in tutta Italia, in tutto il mondo, famiglie che vivano nella divina volontà. E questa è una cosa meravigliosa, e ho voluto fortemente che ci fosse la loro famiglia, proprio per parlare anche di questo, della famiglia, perché è importantissimo annunciare il dono a chi non lo conosce e annunciarlo anche alle famiglie. E poi, ecco, avremo il piacere di averlo con noi, quindi lui ci parlerà di questo progetto di cui io e Yuri facciamo parte, e nel nostro piccolo cerchiamo di testimoniare e di portare avanti. Quindi ci siete? Ora funziona? Benissimo, benissimo. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, perché ora arriviamo al clou. E voi direte: beh, e cos'è tutta questa storia della divina volontà, l'era d'amore? Tanti santi l'hanno anche profetizzata, c'è nel Catechismo della Chiesa Cattolica che ci sarà un rinnovamento della Chiesa, c'è nell'Apocalisse, c'è ovunque, non è che è una cosa che è arrivata Luisa e ci ha detto una novità, ma la novità invece ce l'ha detta Luisa, e qual è? È nella prima strofa, perché ecco, questa vita che era nell'uomo prima del peccato deve ritornare. Ma che cosa vuol dire il dono della divina volontà, questo regno della divina volontà? Ecco, qual è la novità che non ha avuto nessun santo? Cos'è quella cosa che per la prima volta nella storia a Luisa e a noi ci viene dato? Facciamo il discorso inverso. Se vivere nel divin volere, col prodigio dei prodigi, è questo regno, è questo regno del Padre nostro, il mio regno avrà vita in te. Andiamo a ritroso della canzone, arriviamo dove? Alla prima strofa. Prima strofa cosa dice? Vorrei tanto che tu venissi nel mio volere a vivere. Non dice vorrei tanto che tu facessi la mia volontà, perché quello l'hanno saputo tutti, lo sanno tutti. La novità è che Gesù in questi scritti ci dice come si vive nel divin volere, cioè come la creatura può operare in Dio e Dio nella creatura. Questa è la novità, perché che ci sarà un'era d'amore, l'hanno detto anche in tanti, che ci sono tre fiat, si sa che ci sarà una santificazione universale. Che il regno del Padre nostro, come in cielo così in terra, è la domanda di Gesù, quindi un qualcosa si sapeva, bene o male queste cose si sapevano, ma quello che non si sapeva era questo vivere nella volontà di Dio. Vorrei tanto che tu venissi nel mio volere a vivere, quindi non fare la volontà di Dio e non pregare e basta, ma vivere nel divin volere, una vita. Quindi è una preghiera che diventa vita, è una vita che diventa preghiera, e in Dio, inseparabile, dice Gesù. Allora, cosa vuol dire vivere nel divin volere? E adesso vi vado a prendere questo brano. Questa è la novità, ed è questo il prodigio dei prodigi. Volume 14, 6 novembre 1922. Ascoltate bene perché è bellissimo. La mia volontà cristallizza l'anima e siccome ad un cristallo qualunque oggetto si avvicina, vi si forma dentro, tutto ciò che fa riflette in queste anime che vivranno nella divina volontà, ovvio, cristallizzate dalla mia potenza e ripetono e fanno ciò che fa il mio volere supremo. Quindi ripetere le opere mie in te, questo ripetere ciò che fa Dio. E siccome la mia volontà si trova dappertutto, e in cielo, e in terra, e ovunque, così queste anime, contenendo il mio volere in loro come propria vita,
Dunque, dovunque il mio volere agisce, come cristallo lo assorbono in loro e ripetono il mio atto. Ripetere l'opera mia in te. Sicché come agisco, prendo sommo diletto di mettermi di fronte loro per veder ripetere in loro, quindi le opere mie in te, la mia stessa azione. Onde sono i miei specchi e il mio volere li moltiplica ad ogni atto che fa e dappertutto. Perciò non c'è cosa creata dove essi non si trovino, nelle creature, nel mare, nel sole, nelle stelle e fin nell'empireo. Ed il mio volere ricevi il contraccambio del mio atto in modo divino dalla creatura. Ed è qua che ho preso le frasi della prima strofa, che ho un po' modificato per ragioni di musicalità, di metrica, eccetera. Ecco anche la causa che amo tanto che il vivere del mio volere sia conosciuto, che io ho tradotto in vorrei tanto che tu venissi nel mio volere a vivere, per più moltiplicare questi specchi resi cristalli dal mio volere, per far ripetere in loro le opere mie, per ripetere le opere mie in te, è diventata. E allora non sarò più solo. Solo allora non sarò più solo, ma tu sarai con me inseparabile. Inseparabile l'ho presa da un altro brano, ma avrò la creatura in mia compagnia, anzi no, c'è proprio in questo brano, in mia compagnia l'avrò sempre con me, intimamente con me, nel fondo del mio volere, quasi inseparabile da me, come se allora fosse uscita dal mio seno quando la creai, proprio come quando io ti ho creato da dentro di me, dice la canzone. Quindi questa è la grande novità, operare in modo divino, operare in Dio, come Dio e con Dio, ripetere le sue opere, essere come i cristalli, cioè dice Gesù che loro ripetono il suo atto, cioè tipo Dio crea il sole, tu crei il sole con Dio, ok? Dio suda sangue, Cristo suda sangue, tu sudi il suo stesso sangue, sudi sangue con lui, come lui, in lui il suo stesso sangue. E Dio sta santificando un'anima, tu sei con Dio a santificare quell'anima, tu sei un altro Cristo, c'è Dio che si biloca in te, ok? Come questo cristallo c'è l'oggetto Dio dentro di te, che ripete le sue opere, quindi dentro di te c'è tutta la creazione, tutta la redenzione, tutta la santificazione, il cielo, il sole, il mare, le stelle, le opere, tutti i pensieri, tutti i palpiti del cuore, tutti i passi, tutte le anime, tutte le pene di Gesù, tutte le lacrime della Madonna, tutte le opere di tutti i santi, tutti i miracoli, tutto di tutti, tutti i miracoli che fate per De Prio sono tuoi, quelle opere lì, io se sono in casa con papà, quello che trovo in casa con papà è tutto mio, quindi è tutto mio, anche tutto quello che ha fatto Padre Pio, quello che ha fatto San Francesco è mio, io lo prendo e lo ripeto, ripetere le opere mie in te, lo ripeto. Quindi Gesù, nel tuo volere io mi fondo, cioè entro dentro, zoom, proprio mi immergo dentro il mare della tua volontà, dentro la tua casa, io torno a casa, mi fondo in te, vengo a prendere le tue opere e le ripeto, perché fanno bene queste opere, prendo le tue piaghe e le ripeto, io le ripeto, io c'ho mal di testa, io ora prendo le tue spine, prendo le tue piaghe e mi vesto con le tue piaghe, con le tue divise, mi vesto come eri vestito tu, col tuo sangue, con i tuoi meriti, niente di mio, perché io non faccio niente di buono, perfetto, tutto tuo. E io ripeto la tua vita, un altro Gesù, e mi presento davanti a Dio a chiedere cosa? No, a chiedere la piscina, a chiedere che venga il regno, che venga il regno, che venga presto questa era d'amore, che venga presto, questo deve essere il nostro unico scopo, questo deve essere la nostra unica vita. Che venga il regno, che venga nella nostra vita, nella nostra famiglia, tanti regni che poi incendia tutta l'umanità. Questo deve essere il nostro scopo. Ecco perché io, questa è la differenza con le altre santità, questa è la differenza con le altre rivelazioni. Infatti le altre rivelazioni si chiamano diario di, le memorie di, e questo si chiama libro di cielo, questo l'ha scritto Dio, ha scritto Gesù a Luisa, l'ha dato Luisa, libro di cielo. Io con questo libro, tu non devi aspettare i segreti di Medjugorje, e tu con questo libro ci torni a quello scopo, a quello stato, a quella pienezza di felicità, a quella santità. Con questo ci è stato dato apposta. Questo è il compimento di tutto.
Ecco perché posso ripetere le opere mie. Ecco dov'è la novità. La novità non è che deve venire un'era d'amore, quello si sapeva già, diciamo. L'hanno profetizzato in tantissimi. La Madonna l'ha detto in tutte le apparizioni, anche a Medjugorje, ha detto: vi sto preparando questa primavera, vi sto preparando questa era di pace, vi sto preparando questo. L'ha detto, si sa, non è una novità, non è questa la novità. La novità è che ci viene detto come viveva Adamo prima del peccato. La novità è che ci viene detto come si vive nella volontà di Dio, in casa di Dio. La novità è che tu adesso puoi andarti a prendere tutto quello che ha fatto Dio, tutte le sue opere, e ripeterle tu. E le rifai tu. Perché sono tue. Quindi, Gesù, io non ti offro la mia sofferenza perché ho mal di testa. No, Gesù, io vengo a prendere la tua sofferenza, il tuo mal di testa, lo prendo, lo faccio mio. E io ti offro il tuo stesso mal di testa e ho ripetuto l'atto della tua sofferenza con i mal di testa. Quindi cosa vuol dire questo? Uguale? Ogni atto di Gesù è un atto divino. Ogni cosa che ha fatto di Gesù ha una potenza infinita, perché Dio è infinito, eterno, immenso, onnipotente, onnisciente, pieno di sapienza, di luce, di santità, di bellezza, di perfezione, di gioia, di misericordia, di bontà, di giustizia, tutto! Luce, pace, felicità, tutto! Quindi se io quando ho mal di testa dico, non sono io che ho mal di testa, ma è Gesù che ha mal di testa in me, perché io non c'entro niente. È Gesù che ha mal di testa in me. È Gesù che soffre in me. A Deborah non c'entra niente. Allora, se è Gesù che soffre in me, viene ripetuto questa sofferenza di Dio, quindi vengono ripetute tutte quelle grazie che scendono a pioggia su tutte le anime, quelle grazie, quindi non è più l'effetto che poteva fare la mia piccola offerta, io soffro, ti offro la mia mal di testa, come era stato sempre fino a prima di Luisa, ma è io ti offro la tua stessa sofferenza e io la vengo a ripetere. Se io piango, sono le tue lacrime, Gesù, che scendono dai miei occhi, sono le lacrime di Maria che scendono dai miei occhi, quindi io ripeto le lacrime di Maria. Io ho voluto creare questa canzone con tutto il cuore per lasciare a tutti voi le parole chiave, la traccia di che cos'è il dono della divina volontà. Quindi, che c'è un'era d'amore, che sarà il compimento di questo regno del Padre nostro, che sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, Dio lo desidera tanto. Però questa c'è una novità. Ecco perché è il dono dei doni. Ecco perché è la santità delle santità. Ecco perché è compimento della creazione, compimento della redenzione, compimento della santificazione. Perché? Perché veniamo riportati nell'ordine, allo scopo per cui sei stato creato. Ti darà la pienezza della felicità, la pienezza della felicità, la tua nobiltà in quel posto, perché tu finalmente vivrai nel divin volere e ripeterai le opere di Dio e ripeterai la vita di Dio e quindi tu sarai un altro Dio, figlio di Dio, veramente figlio di Dio, un altro Gesù che cammina sulla terra. Questo è lo scopo di Dio, che tu ripeta la sua vita. Questa è la grande novità. E ora arriviamo al titolo, Il prodigio dei prodigi. Ora potrete capire meglio queste parole. Quando io vi ho detto di ripetere le opere di Dio, io ripeto le sue lacrime, ripeto i suoi lacrime, ma io creo il sole con Dio. Creo, quando Dio ha creato le stelle, io con lui a crearle. Certo, perché ora io conosco questo dono. E Dio mi dice, tu sei con me inseparabile, se entri dentro questa, se ti tuffi in questo mare, se entri dentro in casa mia, se entri dentro nella mia volontà, sostituite mia volontà con casa mia. Se entri in casa mia, tutto ciò che è mio è tuo, perché tu sei mio figlio. Quindi in casa mia c'è che io ho creato il sole. Bene, io ero con papà a creare il sole, punto. Io partecipavo. Lo scopo perché siamo stati creati è partecipare alla vita di Dio. Ed è questa. Cosa ha fatto Dio nella sua vita?
Dio un certo giorno ha creato il sole. Bene, io partecipo alla sua vita. Ho partecipato alla creazione del sole. Cosa ha fatto Dio un altro giorno? Ha creato il caldo e il freddo. Bene, io ero con Dio a partecipare del fatto che creava il caldo e il freddo. Ho partecipato con lui, l'ho creato con lui. Avete capito dov'è il punto? Che poi nel descritto ovviamente è scritto in una, è tutto ancora più approfondito, ovviamente, con tutte le meraviglie che comporta vivere così. Ma ora ci dà la conoscenza di nuovo, la porta di casa è aperta, entrate. La mia volontà sostituita con la mia casa. Entrate nella volontà, entrate in casa mia e fate quello che faccio io e partecipate, lo dice il catechismo, lo scopo per cui sono stati creati è partecipare alla vita divina. E questa è la divinizzazione, per essere Dio con Dio, no senza Dio, con Dio. Questa è la divinizzazione, questo è essere con Dio, in casa di Dio, a fare quello che fa Dio. Allora capite che se io faccio quello che fa Dio e non più quello che fa mio io, che fa Deborah, ecco dove è il salto. Ma non perché io sono più brava e faccio delle cose più belle, più grandi, no? Anzi, senza strepito, senza rumore. Quindi è una santità nascosta, una santità di umiltà, una santità di svuotamento. È una santità di tornare in quel nulla, proprio come era Maria. Proprio come era Maria, senza strepito e senza rumore. E allora dicevo, arriviamo al prodigio dei prodigi, volume 15, 9 aprile 1923. L'operare nel mio volere, sembra una parola difficile, ma cosa vuol dire? Ora l'abbiamo capito, cosa vuol dire operare nel mio volere? Vuol dire. Nel mio volere abbiamo detto di sostituirlo con casa mia, quindi operare in casa mia. E dice la strofa, ora tanto venisse nel mio volere a vivere, quindi questo operare nella casa sua è un vivere, quindi vorrei tanto che tu venissi a vivere in casa mia. Ecco perciò che l'operare nel mio volere, cioè vivere in casa di Dio, con Dio e fare quello che fa Dio, è il prodigio dei prodigi, ma senza strepito, senza acclamazioni umane, ma è il mio vero trionfo su tutta la creazione, e ripete quella cosa del compimento della creazione, ed essendo il trionfo tutto divino, l'umano tace e non ha vocaboli equivalenti come acclamare il trionfo della mia suprema volontà. E qua ho preso il testo, la frase, il prodigio dei prodigi, senza strepito, dice un trionfo tutto divino, l'umano tace e non ha vocaboli equivalenti, io l'ho messo in non ha parole, il trionfo della mia suprema volontà, e ho aggiunto anche, e del cuore di Maria, perché è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi è questo il prodigio dei prodigi, ragazzi, è questo. È tornare in casa di Dio a vivere con Lui e fare quello che fa Lui. Cioè, ma voi ci pensate? Come ho letto prima, questo cristallo che dentro si riflette, l'operato di Dio si riflette dentro di te. E tu puoi dire, io ho creato il sole, io ho creato la luna, io ho creato le stelle, io ho creato, ero nel grembo di Maria quando si è concepito Gesù. Ero nel grembo di Sant'Anna quando si è concepita Maria. Perché in Dio c'è tutto e tutti, tutti gli atti, tutte le cose che sono successe, tutti i fatti, tutti gli avvenimenti, tutte le cose, tutte le persone, tutte le anime, tutti i cuori. E io, è come se mi. Come fa l'ostia? Che c'è Gesù nell'ostia e se si divide a metà l'ostia ci sono due Gesù. E se dividono 1.000 frammenti sono 1.000 Gesù. Uguale l'anima che vive nella volontà di Dio, diventa come 1.000 frammenti, si biloca, si multiloca in tutto e in tutti. Non so se rendo, non so se si è capita. Questa è la grande differenza. È operare in modo divino, operare da Dio con meriti divini, di valore infinito, di prezzo incalcolabile. E che tutto ciò che facciamo
Lo facciamo fare alla divina volontà in noi. Ed ecco che queste cose sono immense, eterne, infinite, piene di gioia, di potenza, di sapienza, di onnipotenza, di onnivigenza, di sapienza, di bontà, misericordia, di perfezione, tutto. Siate perfetti come il Padre vostro. Ecco la vera perfezione. Ripetere la vita di Dio, ripetere le opere sue in noi. E noi cosa facciamo? Perché Dio ci vuole con Lui? Perché dice: non sarò più solo, ma tu sarai con me. Guardate, lo scopo di Dio, di tutto quanto, è che Lui ha un estremo bisogno di essere amato, di amare. Cioè, non ha bisogno di essere amato, cioè, ha una voglia matta di amare e di essere amato dai suoi figli. Come fa un papà? Cosa vuole il papà dal figlio? Che lo ami. Quindi Dio ha un estremo desiderio, vorrei tanto che tu venissi a casa mia, nel mio volere vivere, dice la canzone, cioè dice Gesù. Lui vuole darci le cose che ha in casa, vuole che siano nostre, che le prendiamo, vuole la compagnia della creatura, vuole la compagnia dei suoi figli. Quindi se io entro nella sua volontà, mi fondo in Gesù, nella sua umanità, perché dice Gesù che lui è la porta, quindi bisogna fondersi in lui per entrare nella volontà di Dio. Allora se io mi fondo in Gesù e sono in tutto e in tutti, e sono nel mare, ad esempio, io cosa vado a fare nel mare, oltre che a farmi una bella nuotata? Vado a contraccambiare l'amore che Dio ha messo nel mare per me. E io cosa mi serve essere in tutto e in tutti? Mi serve per dare a Dio il contraccambio che tutti gli dovrebbero dare e non gli danno. E che se gli danno, glielo danno in modo umano e non in modo divino, quindi in modo perfetto come dovrebbe essere. E allora io, con la potenza del suo volere, con la potenza, col motore creatrice, col motore della potenza creatrice, io vado a creare nei cuori di tutti, nelle menti di tutti, nei passi di tutti, nelle parole di tutti, vado a creare infinito amore. Quell'amore che tutti dovrebbero dare, dovrebbero avere, non hanno e non danno. E quindi io con questo fiat potente che crea tutto, e vado a creare, perché lui me lo dà in mano, la sua onnipotenza, io vado a creare amore divino da parte di tutti i cuori e vado in tutti i cuori a dargli amore divino. Vado in tutti i pensieri e con la potenza creatrice del Fiat divino, della sua volontà, vado a creare tanti pensieri, tante vite di pensieri santi, divini. E questi pensieri santi li vado a portare alle creature e questi pensieri poi li vado a dare a Dio come contraccambio. Vado a fare la spola tra Dio e gli uomini, tra Dio e gli uomini, tra Dio e gli uomini, come ha fatto la Madonna, tra Dio e gli uomini. Va a dare a tutti la potenza di Dio, il pensiero. Divini, di desideri divini, capito? Cioè metto in circolo, quindi questa diventa la mia vita, non diventa più una preghiera che mi metto ferma e prego, ma tutto il giorno io sono in movimento, quindi tutto il giorno io prego così, facendo la spola e portando da Dio alle creature le sue grazie, la sua potenza, la sua sapienza, la sua misericordia, tutto, i suoi pensieri santi, le sue vite sante. E dalle creature porto Dio e vado a creare nei cuori di tutti, nei pensieri di tutti, tanto amore, infinito amore, moltiplicato all'infinito per me e per tutti, per portarlo a Dio e contraccambiarlo e ringraziarlo da parte di tutti. E tutto questo pacchetto io lo faccio per cosa? Perché venga presto il regno di Dio sulla terra, il regno della divina volontà. Cioè, capito che meraviglia? Questa è una vita da vivere. È una vita di vivere. Questa è la grande novità. Ecco perché è importante leggere gli scritti di Luisa. È importante leggere gli scritti di Luisa perché qua, negli scritti,
ti spiega bene, no, come me, così tanto per comprenderci, ma ti spiega bene come si opera nella divina volontà, come si vive nella divina volontà, come si fa questa spola tra Dio e le creature, come si fa a cambiare, a toccare tutti i cuori, a entrare in tutto il creato, a dare un amore per ogni cosa, un amore per ogni intelligenza, per ogni creatura. Lui ti insegna questa vita, che è la sua stessa vita, la vita che lui ha fatto in tutta la sua vita terrena, la vita della Santissima Trinità, la vita di Adamo ed Eva prima del peccato, la vita della Madonna, che non è la vita degli altri santi, perché loro non possedevano questo dono. Loro offrivano le loro cose, che erano cose sante, e per quanto potevano attingere di volontà di Dio, che per il momento era un fare la volontà di Dio, ma ora Dio ci chiama dentro, ad operare dentro, ad operare in Dio come Dio. E questa è la grande novità. Allora io ad una novità del genere, sinceramente, ad una cosa del genere che ci chiede Dio, ecco, come dire, io non direi di no. Voi cosa dite? Allora, vi canto un appello, l'appello di Gesù che ha fatto a tutta l'umanità, l'appello del Re che io ho musicato e si chiama Come in cielo, così in terra. Con la gioia e con la piena felicità.
Ecco, questa è la parola di Gesù che ci chiede la nostra volontà, perché lui ci vuole dare in cambio la sua divina volontà. Quindi vuole le nostre miserie e debolezze per darci le sue ricchezze, la pace, la gioia, la sua stessa vita. Allora, per concludere, io vi voglio leggere una cosa bellissima che fa riassunto di quello che abbiamo detto stasera, tranne ovviamente l'aspetto di che cosa vuol dire vivere nel divin volere, perché questa persona è un sacerdote che ha avuto delle rivelazioni dalla Madonna, si chiama Don Stefano Gobbi ed è stato scelto da Maria per formare il movimento sacerdotale mariano. Di questo ne era anche a conoscenza San Giovanni Paolo II. Quindi, in questo messaggio della Madonna del 15 agosto del 91, Maria dice delle cose molto importanti. Questo messaggio si chiama La Nuova Era. Quindi, noi siamo partiti da questa frase. Io ti sto preparando un'era d'amore per raccontarvi come è nata questa canzone, che tra l'altro questo sarà il titolo della prossima puntata con Fra Pio Maria Ciampi, perché dovete sapere che le prossime puntate con gli ospiti sceglieranno come titolo, come tema, una frase della canzone e andranno a sviscerare, ad approfondire questo tema. E Io ti sto preparando un'era d'amore è la frase, è il titolo della prossima puntata, quindi di venerdì prossimo con Fra Pio Maria Ciampi. Allora, questo messaggio è bellissimo perché riassume un po' quello che abbiamo detto questa sera, del regno, del Padre Nostro, dell'era d'amore, del compimento di tutto, della perfetta glorificazione di Dio, del ritorno dell'uomo in quello stato prima del peccato. C'è tutto questo tranne ovviamente di che come si vive nella Divina Volontà, perché questo è esclusivamente stato rivelato a Luisa Piccarreta e non a Don Stefano Gobbi, però mi sembrava bello concludere con questo bel messaggio e ora ve lo leggo. Figli prediletti, contemplatemi nello splendore del mio corpo glorioso, assunto alla gloria del paradiso. Era il 15 agosto, quindi l'assunzione. Vivete nella gioia, nella fiducia, gli ultimi tempi di questo vostro secondo avvento. Quindi avvento vuol dire che arriva Gesù. Torna Gesù, ma torna come in ogni anima, essere re in ogni regno, in ogni anima. Guardando a me come al segno di sicura speranza e di consolazione. La nuova era che vi attende corrisponde ad un particolare incontro di amore, di luce e di vita fra il paradiso in cui mi trovo nella perfetta beatitudine con gli angeli e i santi e la terra in cui vivete voi miei figli, in mezzo a tanti pericoli e innumerevoli tribolazioni. È la Gerusalemme celeste che discende dal cielo sulla terra per trasformarla completamente e formare così i nuovi cieli e la nuova terra. Apocalisse. La nuova era verso cui siete incamminati porta tutto il creato alla perfetta glorificazione della Santissima Trinità. E cosa dicevamo? Compimento della creazione. E cosa dice la parola di Dio? Che la creazione geme nelle dolore del parto aspettando l'adozione a figli. Ecco perché la creazione geme, perché ancora non c'è questo compimento, aspetta ancora qualcosa, non è ancora a posto, dico io nel mio modo di parlare emiliano. Però questa nuova era porta tutto creato alla perfetta glorificazione della Santissima Trinità. È creato anche le creature, quindi è compimento di questa creazione. Il Padre riceve la sua più grande gloria da ogni creatura che riflette, guarda un po', che riflette la sua luce, il suo amore, il suo divino splendore. Cosa abbiamo detto prima? Del cristallo, Gesù ha fatto l'esempio di cristallo che riflette quello che c'è davanti. Bene, ogni creatura, dice il Padre, riceve la sua più grande gloria da ogni creatura che riflette la sua luce. Quindi ogni creatura riflette la luce del Padre, l'amore del Padre, lo splendore del Padre. La sua luce, il suo amore, il suo divino splendore. Guarda come torna tutto, che meraviglia. Il figlio instaura il suo regno, il figlio instaura il suo regno di grazia e di santità, liberando tutto il creato dalla schiavitù del male e del peccato. Oh, geme per le donne del parto, questa è la liberazione dalla schiavitù del male e del peccato, quello che ho appena detto. Lo Spirito Santo si effonde in pienezza,
con i suoi santi doni, porta alla comprensione di tutta la verità e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra, si legge in chiesa, no? Bene, questa santificazione, questa pienezza si effonde in pienezza, quindi è il regno di Dio in terra in pienezza, per opera dello Spirito Santo. La nuova era che io vi annuncio coincide con il pieno adempimento, udite dite, della divina volontà, così che finalmente si realizzi quanto Gesù vi ha insegnato a domandare al Padre Celeste, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, perché Dio vi trova come il suo nuovo giardino dell'Eden. Riferimento a caso, vi trova il suo nuovo giardino dell'Eden. Abbiamo detto che questo è il ritorno dell'uomo in quello stato in cui vivevano Adamo ed Eva prima del peccato. Dove vivevano? Nell'Eden. Quindi trova il nuovo Eden in cui può abitare in amorevole compagnia con le sue creature. Abitare in casa, il verbo abitare dall'idea dell'essere in casa insieme. Oh, finalmente si torna insieme in amorevole compagnia, lo dice sempre Gesù Luisa, di essere in sua compagnia, di fargli compagnia nelle sue opere, di fargli compagnia in quello che lui fa. La nuova era che ormai sta per giungere vi porta ad una piena comunione di vita con coloro che vi hanno preceduto e che qui in paradiso godono della perfetta felicità. Io vi voglio leggere però una cosa, perché c'è un pezzo stupendo che adesso dovevo trovare. Questa comunione con quelli che ci hanno preceduto, dice, c'è un brano di Luisa bellissimo dove parla anche delle realtà celesti, eh? Ovviamente non lo trovo, sarà l'ultimo foglio. Niente, non lo trovo, è sparito. Allora, C223. No, non lo trovo, comunque. E godo nella perfetta felicità. Vedete lo splendore delle gerarchie celesti, comunicate con i santi del paradiso. Sollevate le sofferenze purificatrici delle anime che si trovano ancora in purgatorio e sperimentate in maniera forte e visibile la consolante verità della comunione dei santi. La nuova era che io vi preparo coincide con la sconfitta di Satana e del suo universale dominio. Questa canzone, tutte le volte che l'ho presentata, l'ho annunciata, ho sempre detto che finirà il regno di Satana e ci sarà il regno di Dio in pienezza sulla terra. Quindi questo viene confermato anche da questa rivelazione. Il regno di Satana finisce perché ovviamente se c'è il regno di Dio e si torna a casa con Dio, ecco, Satana si è autoescluso dalla casa di Dio, quindi evidentemente Satana non c'è più. Viene distrutto in tutto il suo potere, viene legato con tutti gli spiriti cattivi e racchiuso nell'inferno da cui non potrà uscire per nuocere nel mondo. In esso, in questo regno, regna Cristo nello splendore del suo corpo glorioso e trionfa il cuore immacolato della vostra mamma celeste nella luce del suo corpo assunto alla gloria del paradiso. Questa mia festa, perché era l'assunzione, che vi invita a guardare la vostra mamma celeste assunta in cielo, diventa così per voi motivo di profonda gioia e grande fiducia. In mezzo alle innumerevoli sofferenze dei tempi che vivete, mi vedete come segno di sicura speranza e di consolazione, perché sono la porta luminosa che si apre sulla nuova era che dalla Santissima Trinità è stata preparata per voi, per noi. Cioè, ci rendiamo conto di che cosa stiamo andando incontro a una cosa meravigliosa del genere. Allora, io adesso voglio chiudere con l'ultimo brano, mi sembra giusto riproporvi il prodigio dei prodigi in modo però acustico,
la faccio sentire con la chitarra. Vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì. Avremo l'onore di avere fra Pio Maria Ciampi, che ricordo è il fondatore della comunità Fiat Otustus ed è il nostro papà di noi famiglie che viviamo nel Divin Volere, che facciamo questo cammino a fianco a questa comunità. Abbiamo la grande grazia di avere questa comunità che ci fa scuola, che ci insegna, ci istruisce, ci fa un po' proprio da papà e da mamma. Ecco, quindi avremo lui. E adesso appunto vi chiudo leggendovi un brano, perché io l'ho fatto uscire questo singolo il giorno di Pasqua. Come mai l'ho fatto uscire il giorno di Pasqua? Per la risurrezione. In un brano del volume 12, 15 aprile 1919, Gesù dice: la mia risurrezione è simbolo delle anime che formeranno la santità nel mio volere. I santi di questi secoli passati sono simboli della mia umanità, che sebbene rassegnati non hanno avuto attitudine continua nel mio volere, cioè loro non conoscevano questo dono, per quanto gli vogliamo bene, ma non lo conoscevano. Quindi sono santi che simboleggiano l'umanità di Gesù. Non hanno avuto l'impronta, dice, del sole della mia risurrezione, ma l'impronta delle opere della mia umanità prima della risurrezione. Perciò saranno molti, quasi come stelle mi formeranno un bel ornamento al cielo della mia umanità, questi santi di prima di Luisa. Ma i santi del vivere nel mio volere, che simboleggeranno la mia umanità risorta, saranno pochi. Difatti la mia umanità prima di morire, molte turbe e folla di gente la videro, ma la mia umanità risorta la videro pochi. I soli credenti, i più disposti, e potrei dire solo quelli che contenevano il germe del mio volere, che se ciò non avessero, mancava loro la vista necessaria per poter vedere la mia umanità gloriosa risorta e quindi essere spettatori della mia salita al cielo. Ecco, con questo brano io concludo. Allora, vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ci sarà fra Pio Maria Ciampi. Il titolo della prossima puntata sarà Io ti sto preparando un'era d'amore. Vi ringrazio per essere stati in compagnia con me ad ascoltare le meraviglie e prodigi di Dio. Ecco, ora penso che quando ascolterete questa canzone vi darà un qualcosa in più, avrete un sapore in più per cominciare ad entrarci dentro. Io vi invito a leggere gli scritti di Luisa Piccarreta e vi invito a seguire queste dirette e rinnovo, ecco, questo ringraziamento per come avete accolto la canzone, questo ciclo di dirette, insomma, questa serata. Mi seguite in tutte le pagine, sono contenta della vostra affetto, della vostra fiducia. E per chi volesse, appunto, rendersi provvidenza di Dio per noi, per questo apostolato, ripeto, può trovare il mio post ultimo su Facebook e qui su Instagram, che vi dà tutte le indicazioni per come riuscire a portarlo avanti affinché non si fermi, perché, come ho detto all'inizio di questa diretta, ci sono tanti costi, tante spese per portare avanti tutto questo, per realizzare le canzoni, i costi di produzione, eccetera, e quindi come dire, per non, sarebbe un peccato che tutto si fermasse e che non si riuscisse a portarlo avanti, perché ci sono tanti bei frutti, porta tanta gioia e tante cose belle nella vita delle persone, noi per primi, e quindi ecco, il Signore ci sta facendo capire che è sua volontà, e quindi per portarlo avanti c'è bisogno un po' dell'aiuto di tutti. Quindi grazie per rendervi provvidenza di Dio per noi, grazie per il vostro affetto, e ora vi do la buonanotte con il prodigio dei prodigi. Ah, l'ultima cosa, le dirette rimarranno visibili su Instagram per 24 ore, dopodiché si autodistruggeranno, si autoelimineranno. Adesso vediamo un attimo se sarà possibile salvarle, scaricarle, magari caricarle su YouTube, su Facebook, vediamo un po'. Intanto potete rivederle. Il prodigio dei prodigi, grazie, ciao a tutti, buonanotte.
porterà nell'ordine al tuo posto, nello scopo per cui sei stato creato, il trionfo nella mia volontà. È il prodigio dei prodigi, senza strada.